Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone e oggi andremo ad aprire non uno ma ben due pacchetti che contengono cubi ovviamente. Iniziamo a aprirne uno. Intanto ringrazio Cubez per avermi inviati e per inviarmi sempre i cubi dell'ultimo momento, quelli più aggiornati in assoluto. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Cos'è? Cubicopter, Gigaminx. Cos'è? Questa scatola made in China, ok. Multidodecahedron, penultimate, dreidel, penultimate. Quanta roba. Ma da là. E io che c'ho? Sembra un cubo che... aspetta, una specie di Pyraminx. Boh, che tra l'altro qui nella confezione non c'è neanche disegnata. Quindi non saprei proprio... Boh, guardiamo. Ah, ma cos'è? Aiuto. Ma hanno sbagliato. Allora, questo è il cubo ragazzi. Ma aiuto, non ho idea di cosa sia. C'è una forma stranissima, sembra una navicella UFO. Allora, non so come si chiami questo puzzle, ma il Simone che monterà questo video ve lo scriverà da qualche parte, qui sopra, sotto, sempre se riesce a trovarlo. Però si può guardare intanto che è prodotto dalla MF8 in collaborazione con Oscar. Ormai Oscar lo conoscete già perché comunque ho già portato cubi che ha ideato lui, è un grandissimo designer veramente. Boh, non me l'aspettavo proprio questo puzzle, vi dico la verità. Come possiamo vedere è un cubo in plastica nera con gli sticker, che in realtà è anche bello come puzzle perché non è né una Pyraminx né... non lo so, forse uno cube, non lo so. Proviamo a muoverlo un pochino. Così non si può muovere perché sembra che il movimento sia consentito, ma quando si arriva qua vedete che c'è questo pezzo che blocca l'intero movimento, quindi che non si può. Bisogna andare un po' a tentativi perché non ho mai visto una cosa del genere. Cioè, non lo so neanche mischiare questo cubo, immaginatevi a risolverlo. Non ho veramente idea. Aiuto. Non so se sto facendo gli stessi movimenti sempre o li sto cambiando, perché un po' ho l'impressione che si stia mischiando, però non ne sono convinto al 100%. Ma cos'è? Ragazzi, ma voi avete capito che cos'è? Cioè, io veramente non riesco a descrivere che cubo strano è questo qua. Veramente assurdo. Cubez, ma che cubo... o meglio, MF8, ma che vi siete messi a fare? Che cubo è? Small parts. In realtà questi pezzi sono anche troppo grossi, però... non si può mischiare. Ma che roba è? Ma legale questa roba? Io ragazzi non riesco ad andare più di qua. Cioè, veramente, è tutto bloccato. Non si può fare niente. Boh! Facciamo così, apriamo l'altro pacchetto. Così vediamo se con quest'altro cubo siamo più fortunati. Quello veramente è impossibile anche da mischiare. Vediamo qui cosa c'è. Cos'è? Ma badate, Matsvalk, Mofanghi. Questo, almeno questo dovrebbe essere il cubo che c'è all'interno. Non c'è dubbi. Ah, così, a dritto. Libretto delle istruzioni. Tra l'altro c'è davvero questo cubo qua. Incredibile, vedete? Bello. Quindi libretto di istruzioni personalizzato per questo cubo. Di solito li mettono anche generici, quindi metto sempre il 3x3. Invece in questo caso, buono. Scatolina, vedete? È lo stesso identico cubo. Guardate, identico, non ci si sbaglia almeno. E vediamo un po' insieme se almeno questo si può mischiare. Come possiamo notare è un cubo stickerless, non ha sticker attaccati sulla plastica, ma ogni faccia ha il suo colore. Però ci sono questi contorni neri che delimitano appunto i pezzi che si possono muovere, vedete, su ogni faccia. E anche esteticamente lo rende molto carino. Vediamo un po' come si muove. Wow, ha un interessante clicchettino quando si riallineano le facce, sentite? Tic, 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 è interessante. E questo non cambia forma ovviamente, quindi possiamo mischiarlo come ci pare, ma resterà sempre in forma cubica, così com'è. Cambiano colori, ok, ma la forma resta sempre quella cubica. A differenza di questa bestia qua che, boh... Tra l'altro questo qui dovrebbe chiamarsi anche Super Ivy Cube. Infatti avevo già la versione base di questo qua, che in pratica in ogni faccia c'era solo, diciamo, un petalo. Mentre qui, vedete, se ci sono due petali incrociati tra di loro, probabilmente rende questo un pochino più difficile. Ma adesso vediamo insieme se è possibile risolverlo abbastanza facilmente. Tra l'altro guardate bello quando si muovono entrambe le facce di lato, resta questo pezzo centrale, guardate che bello, molto bello. Tra l'altro notiamo già che il cubo è già lubrificato, infatti vedete, si vede che in certe zone è più lucido, ok? Questo è il lube che ha applicato la C. Dai, diciamo che il cubo è abbastanza mischiato. Tra l'altro è veramente molto carino da mischiato, ha molto... questo pattern è molto interessante con questi contorni in nero, carino, carino. Non lo so, proviamo a risolverlo. Io probabilmente partirei a risolvere questi pezzi laterali in modo da avere, diciamo, il contorno del cubo risolto. E poi successivamente andare ad agire sui petali. Quindi,
Vediamo un po' di trovare il modo. Ok, la parte bianca sembra completata. Poi qui ci ho messo uno spigolo, diciamo. Qui un altro. Qui un altro ancora. Mancherebbero solo questi qua sopra. Allora, proviamo a ragionare. Questo qui mi ricorda molto un URL di uno Xcube. Probabilmente è molto simile anche nella risoluzione. Cioè, io ho risolto questo pezzo verde, questo spigolo verde e giallo. È risolto perché anche gli altri pezzi sono verdi, ma questo no. Quindi, anche se è orientato correttamente, non è dello stesso colore degli altri spigoli qua. Quindi, questi tre spigoli sono sbagliati. Per fare uno, tipo uno sledgehammer. Cosa è cambiato? Allora, gli altri spigoli sono a posto, ok. Quindi potrebbe essere la mossa giusta da fare, perché questo è rimasto nel posto giusto, ok. Quindi proviamo a rifare lo sledgehammer su questi tre spigoli. Vediamo un po'. Oh, ottimo. Ok, ok, perfetto. Quindi questa era la mossa. Quindi gli spigoli adesso sono tutti completati. Perfetto. Io farei i centri, ok? Così delimitiamo anche di che colore devono essere. Vediamo un po' come sono posizionati. Allora, questo arancione è già a posto. Quest'altri no. Cioè, questo blu lo farei finire qua. Allora, intanto si è risolto il bianco. Ok. L'altro che era risolto non si sa che fine ha fatto. Ok. Ok. Perfetto, mancano questi tre, quindi vediamo di mettere il giallo qua, l'arancio qua e il verde qua. Ed ecco fatto. Ok, dovrebbe essere tutto a posto adesso, quindi in questa faccia gialla abbiamo il centro risolto e gli spigoli risolti. Nella faccia verde idem, arancio ok, blu ok, rosso ok e bianco ok. Perfetto, siamo arrivati diciamo probabilmente all'ultimo step, che è quello di mettere a posto questi petali. E per farlo anche qui vediamo se c'è qualche mossa che ci può tornare utile. Muovendo un po', diciamo, giocando un po' su questi strati qui che ho usato fino ad ora, noto che comunque lo spigolo in questa posizione è quello che viene continuamente cambiato. Se faccio le mosse, diciamo, R ed L, che vedete, questo qui è quello che entra in gioco insieme a questi tre. Quindi probabilmente potremo trovare un modo per scambiare questi tre. Se volessi risolvere l'arancione e metterlo qua, vediamo se basta fare così. Ok, ma si sono scambiati anche i centri. Quindi proviamo a fare una specie di setup e a riprovare, quindi a rimettere questo dove era prima e a fare l'anti setup. No, non ha funzionato un granché, direi. Ok, sono tornato indietro. Quindi riproviamoci. E qui si è fatta una setup. Ok, quindi 3, ne manca uno rosso. L'altro rosso è qua. Qui quello che vogliamo fare è portarlo qua. Anche in questa cosa, se possibile, facciamo una setup in modo tale da non scombinare anche le parti già fatte. Quindi stesse mosse di prima. Ormai sono diventato velocissimo ed ecco fatto, risolto anche questo. E questa parte si rimette a posto. Oh, quindi abbiamo due facce completate. Si sta procedendo alla grande. Quindi, vediamo un po'. A few moments later. Allora, ricapitoliamo. Queste tre facce sono risolte e queste altre tre no. Dobbiamo trovare un modo per mettere a posto questi altri spigoletti. Allora, ad esempio, questo pezzo, se io lo sposto qua, ok, dovrò scambiare questi tre. Quindi vediamo di scambiare questi tre. Il bianco è finito al suo posto. Ok, manca solo un blu. Ok, proviamo a ruotare questi tre.
Ottimo. Oh, vada là. Il blu è completato, mancano solo questi due. Interessante. Qui ci deve finire il pezzo bianco. Quindi questo deve andare qua. No, non ci credo. Finalmente. Ragazzi, ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti. Incredibile. Dopo 5 ore di risoluzione abbiamo risolto questo Ivy Cube super mega galattico, insomma. E vai. Missione completata. Anzi, missione fallita perché questo non è risolto. Ma vabbè, questo non è neanche mischiato, quindi veramente boh. Io ringrazio ancora Cubez per avermeli inviati. Spero che questo video vi sia piaciuto. Questi sono veramente cubi devastanti, uno più difficile dell'altro. Mi raccomando, lasciate tanti mi piace e fatemi sapere qua sotto nei commenti quale cubo vi piace di più tra questi due. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!